Salve ragazzi, io sono Bushi, bentornati nel mio canale, questo è il nostro 12° colosso. Purtroppo ho avuto un imprevisto registrando con la Play e vi farò vedere la strada per arrivare al 12° colosso e come abbatterlo. Ora noi ci avviciniamo molto lentamente, perché purtroppo questo è il nostro stile di nuoto, molto raffinato, molto lento anche, soprattutto. Ci avviciniamo sempre di più e questo, ragazzi, è il luogo del prossimo scontro. Bene ragazzi, ecco qua la cutscene. Ecco qua, questo è il nostro colosso. Come vedete c'è un timer molto a destra perché come ho detto appunto, già l'ho affrontato. Ho avuto problemi con la registrazione, quindi quindi ho perso il video. Dobbiamo girare. Sì, girargli completamente intorno fino ad arrivare dietro di lui dove ha sulla sua schiena quest'erba, questo muschio che ci permette di andare più in alto. Ora come sempre cercherà di buttarci giù come hanno fatto tutti quanti. Noi continuiamo a salire, arrivati in cima, appena lui finisce. Dai però, veloce. Benissimo, appena lui finisce noi ci dirigiamo sulla sua testa e iniziamo a picchiare i denti che vediamo qua sopra, o quelli che almeno a me sembrano denti e che chiamerò per tutto questo video denti. Iniziamo a picchiarli e lui si sposterà nella direzione dove lo abbiamo colpito. E dove dobbiamo portarlo? Molto semplicemente in queste come posso chiamarle? Facciamo così, in questi posti sopra elevati,
No, più a destra. Benissimo. No, mannaggia. Adesso a sinistra. E non colpire. Dai, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua. Dobbiamo andare qua. Lui si alzerà in piedi, cercando di spararci come ha fatto prima. Quando metterà entrambe le zampe, noi vedremo il suo punto debole, che si trova nella pancia o nel petto, dove si... chiamatelo voi, insomma, come preferite. Oh, dove vai? Vieni qua. Nemmeno ci calcola, perché ha paura ora, perché lui si ricorda che noi lo abbiamo sconfitto. Però sto stronzo. Dai, vieni qua, coccone bello. Vieni qua, bravo. Sì, sì, alzati in piedi. No, no, no. Ci ripariamo. Quando lui ci spara. Ora aspettiamo che lui si alza in piedi sopra questa base rialzata. Mettiamo intanto la spada. Appena metti giù le sue zampe, noi saltiamo nel suo petto, vediamo il punto ed iniziamo a colpirlo. Ci dovremmo riuscire molto velocemente ad abbatterlo, fortunatamente. Ah, purtroppo sono riuscito a fargli poco danno. Ma noi cosa facciamo? Dato che sta qua vicino, almeno se riesco, risaliamo sopra, se non si allontana troppo, e ritorniamo dove eravamo adesso. Sembra comunque che si voglia allontanare, quindi non so se riusciremo in tempo a tornare in questo stesso luogo. Dai che ci siamo comunque. Si è aggrappato? Speriamo di sì. Sì, perfetto. Siamo ancora nella sua testa. Anzi, più che nella, sulla sua testa. L'italiano è importante. Dai, vai a sinistra. Di più. Di più. E dai. Ok, dai, ci siamo. Sì, perfetto. Vediamo se sale subito questa volta. Speriamo di sì. Sì, sembra di sì, perfetto. E noi rifacciamo la stessa cosa. Saltiamo sulla parte dove lui ha il pelo, insomma. Colpiamo il suo punto debole. Penso che ora ce la possiamo fare al prossimo tentativo. Ah, ok, perfetto. Ha buttato giù il nostro punto rialzato, dove noi saltiamo verso il suo punto debole, e quindi ci nuotiamo fino ad arrivare. Mi sono fatto colpire male, questo molto male, mi sono fatto colpire, e andiamo nel posto più vicino, cioè... Ah, no, prima di andare là magari sarà meglio portarcelo, salendogli in groppa e poi sulla testa. Dai, guarda, è lento, purtroppo è lento. Ci siamo quasi. Certo, se lui si gira, se noi, e noi nuotiamo così lento, sarà complicato battere il mio record, o abbatterlo in fretta, insomma. No, aggrappati. Ok. Ah, mannaggia. Dai, veloce. Prima che lo rifaccia di nuovo, se ne perdiamo solamente altro tempo. Ci avviciniamo molto lentamente alla sua testa. Iniziamo a... Dai, è caduto.
Benissimo, ed iniziamo a colpire violentemente e consecutivamente la testa di questo, meglio, i denti che ha sulla testa. Dai, a sinistra, vai, ancora a sinistra, un pochino, e ora... Dai, provaci a sinistra, dai, 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 veloce. Ora avanti, o meglio in diagonale, però tu intanto vai avanti. Ci giriamo dopo. Ok, ci avviciniamo sempre più a questa zona dove noi poi salteremo verso la pancia, il petto del colosso. Dai che ci siamo. Se tu ti rialzassi, benissimo, eccoci qua. Aspettiamo che lui faccia sempre il suo solito giro, nel senso che lui si alzi e... Ok, no, brutto, visuali del cazzo, che visuali di merda. Dai, sali su però. Bravissimo, così. Bravo. Ora speriamo di riuscire a, con i pochi colpi che gli rimangono, ad abbatterlo. Un altro colpo così caricato, ce la facciamo? Sì, ce l'abbiamo fatta. Ho anche battuto il mio record di pochissimi secondi, ma l'ho battuto. Questo era il nostro 12° colosso. Niente di complicato, fortunatamente. Bisogna soltanto pensare un po', magari, la prima volta prima di cercare di fare qualsiasi altra cosa. A cosa possono servire quelle cose illuminate che ha sulla testa e a come salire. Quindi, in poche parole, gli si gira intorno, si sale sulla schiena, si arriva alla testa e si picchia duro i suoi denti o quello che è, insomma. Bene ragazzi, questo era il nostro 12° colosso. Non vedrete la statua distruggersi e il filmato partire perché sono in nuova più. Questa principalmente che avete visto ora è una sfida a tempo, dove noi dovremmo battere i nostri colossi. E spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi e alla prossima.